Riccardo Sepe taglia in questo momento la linea del traguardo, è il vincitore del meeting del Garda Optimist, si dirige verso il suo allenatore. Riccardo, vogliamo che prima raggiunga l'allenatore e poi gli chiederemo qualcosa. Ecco qua l'abbraccio, fantastico, guardatelo qua come è saltato in barca, mamma mia. Ha una faccia ancora tesa. Allora, ma io neanche ti faccio domande, parla te, microfono aperto. Niente, dopo la prima prova l'ho chiusa a 10 e volevo assolutamente concludere questa regata al primo posto, quindi l'avevo promesso al mio allenatore, quindi io sono partito alla barca centrale, ho virato subito, sono andato sotto la montagna e ho fatto la regata solita del Garda, niente di che. Beh, vincere il meeting del Garda Optimist con un primo posto nell'ultima prova, io penso che sia veramente una prova, ma vorrei dirti da grande campione, ma diciamo una prova assolutamente entusiasmante. Sì, sì, sono molto contento e ringrazio la Winner per avermi regalato la barca. Basta. No, no, ma che basta, vieni qua, hai vinto la regata, insomma negli juniore siete quasi 800 partecipanti, c'è anche questo, oltre ad aver vinto una grande regata hai messo dietro centinaia di partecipanti, questo cosa ti fa provare? Niente, sono molto contento, adesso vado a terra a festeggiare con la mia famiglia. Bellissima questa cosa, il tuo allenatore, ricordaci il suo nome? Bruno Fischetti. Bruno e Roberto Mascaro, che però problemi di salute non è potuto venire. Grandissimo Riccardo, ti vediamo ancora teso, secondo me c'hai proprio una rabbia agonistica ancora dentro. No, in realtà no, sono adesso ad a terra e festeggio. Grandissimo, noi festeggeremo con te, grazie Riccardo per essere venuto qua. Dici, Riccardo, che velista è? Riccardo negli ultimi anni è cresciuto tantissimo, soprattutto dal punto di vista del controllo della gestione della regata. Oggi era gasatissimo, voleva confrontarsi con gli avversari che anche ieri ci hanno dato filo da torcere, anche ieri tutti i primi, quindi anche oggi tutti da un punto di distanza uno dall'altro, quindi eravamo veramente carichi per scendere in acqua e confrontarci con loro. Senti, la vigilia immagino sia stata molto difficile da gestire, perché come hai detto te la classifica era veramente tanto corta, cioè tre concorrenti in soli due punti, e poi loro sono velisti, dai, insomma sì, per un certo verso sono maturi ma sono ancora molto giovani, come sei riuscito a gestire questa situazione? Ci abbiamo lavorato negli anni, non è un lavoro di qualche giorno, anche l'anno scorso è andata male proprio le ultime prove, e è un lavoro di anni, non è un lavoro di pochi giorni. Volevo fare un ringraziamento particolare a Roberto Mascaro, che anche grazie a lui è riuscito ad arrivare a questo livello che è adesso Riccardo, che era il suo allenatore di prima. Io adesso Riccardo lo seguo da 2 anni, ma un grande lavoro l'ha fatto anche Roberto Mascaro, quindi lo ringraziamo. E certo, avete fatto sicuramente tutti un grande lavoro, e la vittoria di Riccardo oggi ci ha ricordato anche quella dell'anno scorso di Davide Duchi, cioè riuscire a fare un primo posto in solitario nell'ultima prova è veramente prova di grande carattere. Sicuramente, sicuramente, anche perché il ragazzo sta continuando a fare anche buoni risultati oltre all'Optimist, sto vedendo, quindi speriamo bene, sicuramente entra in una Hall of Fame molto importante, siamo contenti, ci portiamo a casa il risultato e continuiamo avanti la stagione, abbiamo ancora tanti obiettivi. Ora ti lascio andare però, perché Riccardo ci aveva parlato che lui qua era stato messo un po' in difficoltà dall'onda corta del lago di Garda, perché lui è più abituato appunto ad allenarsi ad Anzio nel Tirreno, a parte che vedendo i risultati di giornata, cosa, 5 primi posti di giornata, non si direbbe, ma c'è stata veramente questa difficoltà tecnica? Beh, sicuramente non è facile, però sono tanti anni che veniamo al Garda, quindi questa è la quarta edizione per Riccardo e sicuramente conosceva la situazione qua di questo lago, che è fantastico. Senti, grazie, andatevi a godere la vittoria, per un po' non vi rompiamo più le scatole, dai. Grazie, grazie, grazie a tutti. Grazie a voi.